Un caffè virtuale oggi con Veronica Vasarri, presidente dell'Arcigay di Arezzo. Perché? Perché dobbiamo parlare di questa cena che ci sarà fra pochi giorni e poi, secondo me, al di là di questo appuntamento, che siamo sicuri già sarà ampiamente noto a chi di dovere, anche delle tante questioni, insomma, Veronica, che si sono sviluppate negli ultimi giorni, cominciano ad uscire delle sentenze, beh, insomma, discutibili. Eh, iniziamo, iniziamo, Veronica, da questo. Questa giornata, quando, dove, qua, eh, come e perché? Allora, venerdì sera ci sarà, diciamo, ormai la consueta cena di raccolta fondi per il Toscana Pride che organizza Chimera Arcobaleno, l'Arcigay di Arezzo. Eh, approfitto per ricordare appunto che il Toscana Pride quest'anno sarà a Firenze l'8 luglio chiaramente è una manifestazione imponente e, e occorre anche eh, purtroppo insomma occorrono le finanze per organizzarla e saremo, siamo andati in provincia, eh, dai, diciamo, a casa nostra, dai, dobbiamo... a casa mia, sì, <ride> a, casa sì nostra. È, è a casa nostra, esatto, casa abbiamo pensato di uscire un po' dalla città, anche perché la maggior parte delle iniziative altrimenti è sempre nel, nel capoluogo e, e quindi ci siamo guardati intorno, abbiamo scelto un circolo arci, eh, dove oltretutto si mangia anche molto bene, molto eh, rinomato per... Eh, le iniziative culinarie, eh, che è appunto quello di, di Cigiano, e, e quindi ci ospiteranno. E, e c'è questa collaborazione molto importante perché, appunto, secondo me, eh, avendolo anche vissuto insomma in prima persona, è importante anche in provincia, anche nei piccoli paesi, lanciare dei segnali sia a chi magari non ha mai avuto occasione di incontrare dal vivo una persona eh, omosessuale o transessuale, sia per chi magari in quel paese ci vive pensa di essere l'unica al mondo no invece non è non è necessario andare a trasferirsi nelle grandi città insomma si può eh, e si deve vivere liberamente anche eh, nel piccolo paesino di campagna eh, insomma questo è piccolo posso confermare <ride> 800 anime giudilini, insomma, vabbè. Ma eh, no, forse anche di più, perché insomma sono nati tanti bimbi. Ecco, veniamo proprio a questo argomento, Veronica. E, mm. m, dopo, magari in chiusura ti chiedo uh, come fare per poter partecipare. Insomma, ci sì, saranno. Sì, da... sì. Ecco, da fare delle prenotazioni, ma ripeto, secondo me, visti i vostri canali social, insomma, non avrete bisogno siamo, di voi. Per... Siamo vicini al sold out, sì, è vero. Eh, eh, immaginavo, immaginavo. Quindi l'appello non era tanto per le prenotazioni quanto per ricordare, come dicevi tu, che questo evento appunto arriva come è giusto che sia anche nei piccoli angoli del nostro territorio. Dicevo, a Cigiano sono nati, devo dire, tanti bimbi ultimamente, insomma, eh, da famiglie che hanno scelto, eh, o italiane o anche straniere comunque, di risiedere nel nostro territorio. Venendo proprio alla questione famiglia e quindi alle famiglie arcobaleno, ecco, mh, leggevo negli ultimi giorni dalle cronache soprattutto nazionali che ci sono eh, degli atti che vengono impugnati, degli atti di nascita che vengono proprio impugnati, ovviamente di famiglie eh, con genitori omosessuali, per disconoscere questa genitorialità. Ecco, mh, insomma, mh, ripeto, un argomento che fa, fa un po'... Mh, sollevare solamente... Preoccupante. Sede, io, sì, è preoccupante perché probabilmente ti riferisci a, a quello che è successo Padova. a Padova proprio Padova, nei certo. giorni scorsi, dove fondamentalmente è stato dato seguito a questa circolare ministeriale che qualche tempo fa ha detto, sindaci, smettete di trascrivere dei certificati di nascita di congenitori di... di ma dello stesso sesso e da, da ora in poi e, e il, la procura del, di Padova ha preso talmente alla lettera questa, questa circolare che ha in maniera retroattiva in questo momento ha impugnato Ora non so il termine tecnico comunque sosteso, sì, è questo, è impugnato, esatto 33 eh, sì. trascrizioni eh, ma roba vecchia anche di 6 anni cioè questo vuol dire che ci sono bambini o bambine che non solo di fatto, ma anche per diciamo, la legge, il proprio comune a scuola, eh, appunto, hanno due mamme, perché principalmente si tratta di, di coppie di donne in questo caso. E da domani potrebbe rischiare di averne solo una. Cioè, Ma come glielo spieghi in primis a un bambino e a una bambina che quella lì per lo Stato italiano in realtà non è la sua mamma, che non può avere il suo cognome, che lei da sola potrebbe non, andare a, non poter andare a prenderlo a scuola o accompagnarlo dal medico? Questo è molto molto preoccupante. Mm. Eh, e poi secondo me, Veronica, questo è ancora un passo in avanti verso uh, la negazione, oppure un passo indietro verso il raggiungimento, Beh. a seconda di come la vogliamo dire, insomma, è di quei diritti che, eh, di cui abbiamo parlato spesso, eh, per i quali il nostro paese è rimasto molto, molto indietro. Ecco, non solo non si lavora per garantirli, ma addirittura si lavora per togliere quello che già di consolidato esiste. Io so che. Eh, alcune famiglie arcobaleno del nostro territorio hanno già avviato un percorso alcune addirittura anche con successo non vogliono parlare e rispetto rispe adesso forse a maggior ragione la loro decisione l'avrei rispettata comunque ma la capisco ancora di più perché immagino che vivano ed è brutto dirlo nella paura che comunque esatto. quello che è stato conquistato poi le insomma, venga tolto esatto ma che poi vuol dire non stiamo parlando di un, cioè, di, di uno sfizio, non è che stiamo parlando del privilegio di fare chissà cosa, stiamo parlando di tutela sì. di minori. E, e purtroppo questo governo, diciamo che un po' ce lo aspettavamo perché le, le premesse erano queste, in maniera un po' ideologica, insomma. Mh, ha preso questa posizione nel, nel difendere, nel sostenere un unico modello di famiglia, però in questo modo non capisco come non si rendano conto che ci va di mezzo appunto la tutela di bambini e di bambine. Eh, questa cosa si inserisce anche in un delicatissimo altro argomento che è la gestazione per altri, maternità surrogata, perché in questi giorni in Parlamento è iniziata la discussione di una legge per renderla reato universale, quindi appunto il tentativo è proprio quello di andare indietro. E, e però insomma è, è una crociata, secondo me la dico proprio, è una crociata contro la comunità LGBT quando... Alle eh, tecniche di fecondazione assistita e mh, anche surrogacy: il 98% delle persone che, che, che vi accedono sono coppie eterosessuali, cioè, quindi proprio non, non, non capiamo. Non capiamo. C'è un, un centro, tra l'altro, credo anche eh, seguitissimo, perché non sono tantissimi questi centri, uno è proprio in provincia di Arezzo, a Cortona. Eh sì, esatto. e questo vabbè, eh, Veronica, immagino che sia un tema del quale vedremo la soluzione forse ancora in un tempo molto lontano. Ma parlando un attimo al positivo, poi il tempo del caffè è quasi finito, ma anche il tuo, perché so che sei impegnatissimo. Ci sono invece, ecco, pensando a questo appuntamento del Pride, eh, dei. Delle puntine da poter mettere su, su obiettivi raggiunti eh, che magari invece ecco, in positivo sono stati eh, appunto raggiunti eh, Oddio, eh, in realtà no purtroppo se andiamo a vedere i documenti il documento politico del Toscana Pride degli ultimi anni è sostanzialmente sempre lo stesso perché di grandi mh, successi diciamo mh, obiettivi raggiunti ce ne sono ben pochi si sta un po' muovendo tutto quello che non è eh, statale e che non prevede la legislazione statale, come ad esempio alcune scuole, atenei, universitari si stanno organizzando per l'identità alias, la carriera alias, quindi come dire per riconoscere a ah, ragazzi e ragazze in transizione o comunque eh, che, che non si sentono a proprio agio con il genere di nascita. Eh, è possibile, non in tutte le scuole, ma alcune si stanno organizzando, che come dire, il loro nome sul registro e sul libretto sia un nome che li rispecchia, li, o le rispecchia di più. Eh, poi appunto l'opinione pubblica sembra eh, evolvere molto più velocemente della scuola. Sì, questo, questo va riconosciuto, meno male, per fortuna mi verrebbe da dire, questo va, va effettivamente riconosciuto, però ecco non è un raggiungimento... Eh, giuridico insomma di un, di un diritto negato, no. di un, però, insomma, è già, no, già avere dalla propria parte l'opinione pubblica credo che sia già un passo importante. No, esatto. perché... Non è per fare vittimismo, eh, nel senso. No, no, però... però, se mi chiedi appunto quali, quali cambiamenti positivi ci sono stati negli ultimi anni, eh, dopo la legge sulle unioni civili del 2016, nessun altro. Ok, vabbè, insomma, attendiamo fiduciosi che invece ci siano. Noi, come dire, tu sai, insomma, ci fa sempre piacere raccontare le storie e, e, e quelle delle famiglie Arcobaleno come tutte le altre, insomma, ci farà piacere raccontarle. Però, ripeto, capisco questa ritrosia nel volerlo fare. Perché anche di fronte ad un obiettivo, insomma, o quasi raggiunto o comunque raggiunto giuridicamente, eh, poi evidentemente si può paradossalmente anche tornare, tornare indietro. Va bene. Ci vedremo, esatto. a Cigiano immagino. Eh certo, sera, ti aspetto in, estate, in quella sera d'estate, e, e così, e poi insomma, magari eh, comunque ci risentiremo per altri temi. Grazie allora, Veronica Grazie. Vasarri presidente dell'Arcigay, per questo caffè virtuale, è tutto. Grazie, Veronica. Grazie, ciao.